Ho letto che avresti l'intenzione di svelare i nomi di alcuni calciatori che sono omosessualità, che sono omosessuali. In questo caso non c'è ovviamente nessuna fattispecie di reato. Ti volevo chiedere se sia vero e perché. Dai, ma mi fai in questo momento sta domanda, sì. Ti prego, dai. Ma l'ho letta, ma, volevo... ma vergognati, dai. Ah, ma io vergogno, mi vergogno, perché dai. Mi devo vergognare? Ma cosa fai? Gossip in un momento come un'inchiesta del genere? Non è gossip, è diritti, quindi ti chiedo ma se hai diritti? Questa, ma se hai questa intenzione. Vai sul canale, vai sul mio canale Telegram, ci sono le prove di un giocatore, ma che domande fai in questo momento? Le prove di cosa? Ma che lavoro fai? Stai parlando dell'inchiesta che può chiudere il calcio italiano, che manda le squadre più importanti in Serie B, che elimina tutta metà della squadra della nazionale, e mi chiedi dei gay. Ma ce la fai? Sì, sì. Sono perfettamente convinta che sia un tema rilevante. Non sei capace. Corona, la prego. Vabbè, dai, Fabrizio. Intanto adesso prendiamo le distanze ovviamente dalle affermazioni che lei ha fatto sull'ANSA, tutti quanti, io come radio e come testata. Io prendo le distanze dal suo modo di fare giornalismo, perché per me lei è un incapace. Guardi, vabbè, non mi disturba la distanza, la ringrazio. Vabbè. Spero che sia una bella donna, almeno questo la potrebbe salvare. Vi prego. Vabbè, comunque vi saluto, è stato un piacere, grazie.